Ternanatime.com, il sito per sapere tutto sulla Ternana. Editoriali, notizie, approfondimenti, conferenze stampa e trasmissioni in diretta sui social e sulla Smart TV con la partecipazione di ospiti qualificati. Ternana Time e Ternana News, due realtà editoriali che operano in sinergia per soddisfare la tua voglia di ferie. classe A evoluzione quotidiana oggi anche con nuovi motori ibridi spazio verde, questa è la ventiseiesima edizione di orchidee e bonsai in mostra, uh, quest'anno l'esposizione conta all'incirca mille specie tra gli uh, ibridi più comuni e le botaniche un pochino più particolari, quindi dagli ibridi più facili da coltivare in casa a quelli che hanno bisogno di qualche accorgimento in più. Noi siamo qui tutti i giorni dalle 9 alle 13, dalle 15.30 alle 19.30 per guidarvi e darvi consigli perché c'è un'orchidea per ognuno di voi. Gentili clienti, non perdetevi orchidee e bonsai in mostra. Vi aspettiamo tra i meravigliosi colori e profumi del nostro garden. Spazio Verde. Terni, strada Maratta Bassa, numero 91, delusione infinita. Non possiamo, possiamo uh, aprire così e in modo diverso questa nostra diretta, uh, diciamo, a chiusura di quella che è il pomeriggio. Che appunto ha visto la Terrana protagonista di un secondo tempo davvero inguardabile, impalpabile, squadra dissolta uh, come neve al sole anche sullo 0-0. Non è riuscita praticamente a, a rendersi mai, mai pericolosa. Se nel primo tempo, voglio dire, aveva imbastito 3-4 azioni degne, degne di nota, c'era stato il, rigore, il, il gol annullato. A, a, a partipilo nella ripresa impalpabile la prestazione della, della Ternana sinceramente ha vinto la squadra che aveva più fame la squadra che ha corso di più la squadra che ha lottato di più agonisticamente agguerrita e quindi mh, con un risultato addirittura di 3 0 eh, che umilia ancora di più quella che è stata la prestazione della Ternana ci dispiace ma è così non ci aspettavamo sicuramente una, una secondo tempo così e, mh, mal ridotto, mal messo da parte della formazione rosso-verde, sinceramente eh, sono delusissimo, delusissimo. Non so Maurizio, forse lo è più di me, ma insomma... No, beh, eh, siamo delusi allo stesso modo, hai detto tu eh, tutto e non c'è null'altro da aggiungere. Eh, questa squadra, secondo me, manca di carattere perché... Eh, si abbatte troppo facilmente, pronti via. Abbiamo avuto un'occasione con un eh, filtrante di falletti per eh, partipilo che poteva farci vedere. Tutta un'altra partita, poi delle occasioni mh, perse in malo modo con tiri anche dello stesso falletti forse in ritardo su quella imbucata in mezzo all'area di rigore, a cercare di triplare quando forse. Eh, la cosa migliore era tirare. Vogliamo, vogliamo discutere come abbiamo preso i tre gol. Eh? Ma c'è no, Il primo gol è una mischia incredibile. Nessuno è riuscito. Anche gli Annarilli in quella situazione non mi è sembrato sinceramente immune da colpe. Sul secondo gol, mm. solo il limite dell'area di rigore, il terzo gol, cioè, non, partita... non, non hanno approcciato mentalmente la partita nella maniera giusta c'è l'ennesimo infortunio per Ghiringhelli ma eh, una delusione totale che purtroppo eh, ha sicuramente delle, delle ripercussioni perché adesso mentalmente è molto molto difficile tirarsi fuori da una situazione del genere eh, speriamo che lo facciamo più presto col Cittadella ma per ora incassiamo solo la delusione e non possiamo far altro. 3-0 hanno vinto loro. Hanno avuto più fame, sono stati più bravi. E in ah. fin dei conti la vittoria è meritata. Sì, non si ci pensava possiamo... anche che fisicamente la squadra avesse migliorato, ma oggi c'è stato un passo, un netto passo all'indietro rispetto alla partita con, con il Parma. Al di là al netto di quelle che poi possono essere le, le assenze, ma oggi, anche dal punto di vista del della condizione fisica la squadra non è esistita in campo nel, nel secondo tempo e questo che è preoccupante ha perso il barandolo della Matassa non eh, insomma, non è riuscita mai a giocare un pallone con una certa precisione eh, non è riuscita mai ad essere pericolosa, il gol cioè, Partipilo inutile quel, quella spinta sul gol di Defendi. No, inutile, veramente inutile perché penso che la palla la, ave, avesse scavalcato direttamente il loro difensore. Quindi è stato proprio ingenuo. Inutile, non so poi eh, cosa si potesse aspettare, a, che non gliela fischiava quella punizione. Era da fischiare. e L'arbitro oggi è stato impeccabile non peccabile eh... non direi, il primo tempo non è stato impeccabile perché poi il calcio di secondo me il gol di Parisi è regolare. La seconda ammonizione eh, è, eh, è... Eh, ecco. Eh, eh, esatto l'allisi sì, c'era tutta nel corso del, del primo eh, tempo Poi sì, hai, ragione, hai ragione il gol di Partipino secondo me è anche una storia a sé. nel secondo tempo è una storia a sé nel senso noi non siamo esistiti ma perché il Perugia ci ha sovrastato fisicamente, agonisticamente e l'abbiamo li lasciati liberi di fare quello che hanno voluto Maurizio assolutamente sì, non, non c'è altra spiegazione se non quella che c'è tanto, tanto, tanto da lavorare per questa squadra per, per, per riuscire a fare qualcosa di buono in questo campionato. E diciamo che questa non è una squadra che perlomeno da giudicare dai risultati no? non ha continuità. Non, non, non c'ha quella continuità. Era reduce da tre risultati consecutivi utili, poi però si è fermata subito a Perugia nell'incontro forse più importante della, della stagione con una prestazione inguardabile, soprattutto nel secondo tempo. Primo tempo, voglio dire, da sei giocata tutto sommato, secondo tempo quando pensavi che sinceramente potesse andare meglio, e invece è andata peggio assolutamente. Vogliamo leggere qualche messaggio? Eh, leggiamoli secondo Nicola Rambotti i problemi vengono da lontano eh, sarebbe da capire dove, Nicola Antonio Rossi, tra i due allenatori ha vinto quello che è. Ah, beh, io non, questo è il riguardoso, scusa diciamo, non andiamo sul eh, cerchiamo di, di, essere, di essere corretti nel fare le nostre esternazioni poi perché gli anni detto, è un'offesa anche per chi ha un po' i capelli bianchi sinceramente non è detto che uno sia un demente perché ha una demenza senile perché ha 60, 60, 70, 75 anni cioè, conosco gente più lucida a 90 anni di chi è magari a, di qualcuno che ne ha 26 Insomma, esatto poi abbiamo Maurizio Virili, penosi, scarse, squadrezza di smandate. Adesso che dice il Super Bandecchi, posso dirlo? Eh, dopo Lucarelli, il buio secondo Fabio Ottaviani. Luciano Damiani, sorvoliamo, è meglio. Eh, Bernardini, Andrea dice: 11 fighetti in campo, derby disonerato. Stefano De Santis, un disastro. Il responsabile è il presidente. E... Entra anche la politica, tra le altre cose. Eh, comunque Gianluca Deante è difficile commentare questa padosta. Lascendo però... questo discorso, eh? No, lo scenderei questo discorso perché qualcuno magari eh, ha un tra virgolette, il paraocchi eh, per sì. questi altri discorsi, quindi è meglio sorbolare. Eh, non è che giocasse bandecchi eh, all'Arenato Curio no? È il discorso che ha fatto il, adesso Bernardini, prima diceva eh, 11 fighetti in campo. È il discorso che ho detto prima: non, non abbiamo giocato con carattere, col mordente giusto, con la cattiveria giusta, agonistica giusta, in cui si deve approcciare tutte le partite, Un derby a maggior ragione, tutte le partite. Allora, Gianluca Deante è difficile commentare questa badosta, perdere un derby 3 a 0 non lo smaltisce neanche dopo un anno. Mantengo a fatica calma e serenità, dico solo a tutti di contare fino a un milione prima di vomitare epiteti condivisibili sul presidente, sulla squadra, sull'allenatore. Ora non servirebbe a nulla. Rischiamo di spaccare tutto più di quello che forse si è già spaccato. Stiamo vicino ai ragazzi, ora più che mai si direranno le somme tra poco. Calma, per favore. Questo è il messaggio di Gianluca Adeante. Mirko Mancini dice sconfitta meritata, buio questo siamo d'accordo credo con Mancini Roberto Moscatelli dice che figura di mm. eh, la abbiamo letta siamo fuori dai playoff eh, ma fosse solo quello Gianni eh, che siamo fuori dai playoff che preoccupante come si è espressa la squadra diciamo nettamente una squadra completamente diversa da quella che abbiamo visto contro il Le Parma, ma probabilmente anche perché è una squadra ha incontrato una squadra cattiva agonisticamente valida e forse con questi avversari la Ternana non è che vada C'è Mattia? Mattia. Ci sei Mattia? Eccomi. Ciao. Eh sì, no. buonasera, mi sentite? Sì. sì, ciao oh, Mattia. Benissimo. Anche se mm, non è una buona serata, anzi, tutt'altro, non mi sembra la mattina. No, Devo sia per un, un in secondo in tempo in inguardabile, modo. no? Io, io pensavo che un risultato del genere, dopo aver visto il primo tempo, non ci avrei neanche scommesso proprio con una posta altissima, perché non era, non era prevedibile assolutamente. Poi è chiaro che la squadra bersagliata anche da, dagli infortuni, non c'è poi più stata in campo, ma la, la vera partita era il primo tempo e nella vera partita noi eravamo molto più forti del Perugia, il Perugia non aveva azioni di gioco conclusive, la buttava là, noi, noi siamo arrivati diverse volte davanti al portiere, abbiamo sbagliato anche nei tiri da fuori, io sono arrabbiatissimo per questa cosa perché non, non, nessuno piace perdere, ma perdere così è davvero... Non d'accordo eh. d'accordo con te eh, perché sul piano anche dell'aggressività, della del ritmo, della condizione fisica ci hanno sovrastato. Eh, e poi dicevo con Maurizio, i tre sì. gol come li hanno presi? Hanno preso tre gol veramente. Il primo, il secondo con il giocatore libero al limite dell'area di rigore, il terzo, vabbè, ormai la partita lì era segnata. Però so, eh, ma... Sono stati presi tre sì. gol incredibili. Il primo gol è venuto sotto la nostra curva. Sembrava una partita di rugby, una mischia con una meta trasformata. Non aveva niente di calcio. E lì non siamo stati sufficientemente cattivi noi a buttarla via la palla. Non deve stare lì, non deve mai rimanere. Bisogna allontanarla il più possibile. Poi qualcuno diceva che c'erano anche dei falli sul portiere, su Sorelse. Questo non lo so. So che quando c'è qualcosa di strano in area piccola ci danno sempre contro. Abbiamo preso un rigore a Reggio Calabria, abbiamo visto questa azione che probabilmente non, non era del tutto regolare, ma non possiamo attaccarci a quello, ovviamente. No, no perché, perché eh, la squadra si è sciolta nel secondo tempo come neve al sole, dicevo, in, in apertura di, 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 di trasmissione. Questo, e questo non va bene, questo assolutamente non deve capitare, soprattutto in un derby. Diciamo eh, sì. che in un derby... Con il pubblico che ovviamente poi ha cominciato a spingere la squadra quando si è reso conto che avrebbero potuto farcela. E quindi è chiaro che fino ad allora non c'era neanche questo gran tifo da parte loro e quindi si sono ovviamente ripresi d'animo e non hanno creduto ai loro occhi. Sinceramente, poi ci sono stati talmente tanti episodi in questa partita: francamente, che non saprei neanche con chi prendermela. Se con l'arbitro con il VAR con eh, la, la cattiveria dei giocatori perché sono state tante cose che sono successe che, francamente, almeno nella prima parte, perché almeno la sì, seconda, eh. come dicevi tu, è stata a senso unico. A no. Nella seconda parte non è esistita. La Dena non è esistita minimamente, proprio. Non, eh, eh, assolutamente. Io, io al sessantesimo già annotavo, siamo giù di corda al sessantesimo era passato sì, 15, 15 minuti. Mm, cioè, sì, non, sì, sì. Non, non, non avevamo non ci tutto il tempo per recuperare. Ma chi ha Il secondo gol Santoro aveva 20 metri di vantaggio al limite dell'area di rigore, ma come si fa? Non, non, è assolutamente impossibile in un derby che lascia un giocatore libero con tutto quello spazio. Maurizio, eh, sei bloccato, Maurizio. Ecco, adesso forse no. Mi sentite dai, ora? Dai, sì. Eh, dai, no, volevo, volevo chiedere a Mattia come la reazione della curva adesso, la, la situazione. Allora, i, I ragazzi hanno continuato a cantare comunque anche alla fine della partita e a battibeccarsi con, con il pubblico avversario. Questo non, non, non si sono mai demoralizzati. È chiaro che la maggior parte del pubblico invece... Già cominciava a scuotere la testa, come diceva Ivano, dal sessantesimo e chiaramente le facce sono quelle proprio rassegnate di una sconfitta che non si può dire, diciamo così, sorprendente. Com per come è maturata dopo il primo tempo, probabilmente sì, però per una sconfitta veramente bruciante. È una cosa che, che, mi, dà, che mi dà veramente un fastidio tremendo. Non ci Oltretutto sono aggiungerei... Aggiungerei una, una cosa anche relativamente al fatto che ehm, noi non riusciamo a tirare in porta. Come possibile, che, cioè, la, per farci fischiare un gol dall'arbitro regolare, dobbiamo cercare di tirare più in porta possibile. E quindi, questo è, è un dato di fatto, così come un dato di fatto che quanti infortuni stanno succedendo, non lievi, non cose da, da niente. E anche questa è una situazione che non, io non mi attacco mai alla sfortuna ma questo non, non saprei come giudicarlo effettivamente eh, insomma siamo un po' così un po' sbigottiti sicuramente sbigottiti da quello che, che, che è capitato nel secondo tempo sinceramente io non, non me l'aspettavo eh, un, un, una ripresa in tono così così dimesso, dimesso. Eh, sinceramente non non, mi sembravano no, quasi anche rassegnati, no. quasi, eh, quasi rassegnati, perché nel, nel volto di alcuni giocatori vedevo proprio un, una impossibilità anche a reagire. Questo che mi ha un po', un po demoralizzato. È quello che dicevo anche... prima, ma, ma, manca di... carattere manca carattere a questa squadra. Che eh. Eh, basta una situazione, un frangente negativo. E si abbatte, non riesce più a ritrovare il baldore della Madalassa e commette errori banali certo, si era sempre detto che andare sotto di un gol col Perugia probabilmente non ce l'avremmo fatta recuperare ma sarebbe finita 1-0 in, in realtà invece... è andata oltre le aspettative così esatto e eh, vabbè, eh, Mattia ti salutiamo sì. altrimenti ti lasciano a piedi pozzarsi eh? esatto, esatto si stanno eh? facendo uscire <ride> sì. grazie grazie sì. Mattia. grazie Mattia grazie. una brava disponibilità no. grazie, a grazie a te gentilissimo grazie. ciao speriamo bene dai, ciao. speriamo grazie. speriamo ma certo ciao. Che è una bella ciao, ciao. È, eh, sì. una, è una bella una bella botta questa eh? questa è una bella di quelle botte che si sentono assolutamente e... eh, sì la cosa peggiore secondo Leonardo Ponti da vedere è stata la totale mancanza di percezione di poterne fare uno per tentare di cambiare i toni della partita cosa che purtroppo ci appartiene troppo spesso quando andiamo sotto Francesco De Angelis permesso che la partita oggi l'ha persa Leone contro una squadra poco meno scarsa del Cosenza che è da media Lega Pro sono stati letteralmente indecorosi e, e stupidi sabato dice Luciano Damiani bisogna farli giocare da soli e questo qui non eh, lo leggiamo perché è irrispettoso eh, si può criticare la partita ma le persone mi dispiace ma mh, quantomeno si sì, si può criticare l'operato di una persona ma sul personale eh, che voto data cassata? io un 4 e mezzo perché ha sbagliato tantissimo cioè un 5 eh, essere un eh, io, critica larga eh? io 5 invece ho visto Discretamente, a parte qualche errore, l'ingresso di Mazzarani al posto di Kiringhelli, insomma il ragazzo è entrato freddo, non si è comportato malissimo, anche se una piccola responsabilità forse su un cross, uh, su un cross, sul colpo di testa al fine di, di Carmina a filo primo tempo, eh, si è perso un po' la marcatura, però tutto sommato una prestazione quasi sufficiente. Nel disastro totale delle altre sedute, allora di Antonio Rossi leggo la seconda parte del suo messaggio oggi. Io avrei esonerato Andrea Zoli, incapace di preparare un derby. Stefano Nevi dice due partite, quattro gol annullati. Beh, però, quello di Defendi il secondo era da annullare perché Partipilo è stato inutile. È inutile la spinta che ha dato Partipilo, eh, anche se Defendi aveva fatto gol. Eh, poi quello di Partipilo nel primo tempo, secondo me, era valido i problemi vengono da lontano dice Rambotti se la società cambia allenatore prende Andrea Sola deve fare cinque acquisti come vuole lui a gennaio per fare il suo gioco e non immobilismo totale ora dal vicepresidente al direttore sportivo che non so come sia ancora in sella devono fare eh, spiegazioni secondo una formazione di oggi senza una punta vera non esiste con tre centrali forti tre le cavolate fatte a dicembre oggi le pagheremo sempre più soprattutto vista la serie di infortuni che è sempre più lunga eh, Mauro Melchiorri dice era meglio che finiva come il primo tempo, siamo stati ridicoli. Eh, Federica Cardinali, loro con la ba bava alla bocca, noi no, penosi e vergognosi. Secondo Massimo Nobili, dilettanti allo sbaraglio, eh, Vabbè, di cassata abbiamo detto, la prestazione un po' col Parma ci era piaciuto immensamente e oggi sicuramente non bene, come non bene Palumbo purtroppo. Andrea Zoli dovrebbe dimettersi il Leone seguire. Secondo Mirchi e Mancini, ripresa da tre Andrea Zoli, punto interrogativo. Si possono usare voti negativi? Allora un bel meno 10 da Stefano Ovidi, delusione, dice Marco Ceccobelli: pensiamo alla salvezza forza Ternana. Secondo il calendario Andrea Falasco eh, cinese, secondo il calendario cinese, questo è l'anno del coniglio. Era prevedibile. Marco Gallinaro ci ha voluto Andrea Zoli per perdere il derby poi il non mercato di gennaio che ha portato ad oggi a non avere i cambi necessari per affrontare una partita squadra dimezzata e spompata non corrono neanche per un tempo dopo sta partita via Andrea Zoli e dentro Lucarelli Fabrizio Primi pensiamo a salvarci dopo l'annuncio della vendita qualcosa si è rotto i giocatori mancabilmente preoccupati per il futuro ma i giocatori sono garantiti con i loro contratti sono garantiti no, fino penso. al 2025 2026 no, no. sono quelli che se mai i tifosi sono preoccupati più che altro più che i giocatori che giocatori hanno i contratti, prima e poi insomma i soldi eh, li prendono. Eh, ma quello che dettare... sono entrati fino al 2025 ah. quindi parecchi, qualcuno anche al 2026 se non vado errato. Eh, Claudio In secondo in stima, ma dove erano i Palumbo Falletti Partipilo Cassata? Non sono entrati, mancano spogliatoio, ok. Le assenze, ma loro erano anzi, dovevano stare in campo. Beh oggi sì. Eh, secondo Mauro Melchiorri Leone deve nascondersi. Vincenzo Ranieri, purtroppo tanta assenza nel primo tempo, sembravamo in partita, ha preso gol, evaporati. Purtroppo Rosa Sfortita e alle prime difficoltà siamo in crisi. Riccardo Felicetti, vergognoso, vergognoso, un allenatore incompetente per aver messo in campo una squadra così in un derby. Dimissioni immediate, sia coraggio, rivoglio Lucarelli tutta la vita. Uh, Stefano Nevi dice nel secondo tempo calo fisico clamoroso. Uh, Maurizio Unverini dice perché non parlate di Andrea Zoli? Eh, 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 io posso giudicare, la, eh, posso giudicare la prestazione della squadra quindi di riflesso magari quello che è la, uh, il comportamento e l'atteggiamento di Andrea Zoli. Però voglio dire, io sinceramente non me la sento di, mh, eh, di criticare la carriera di, 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 di Andrea Zoli. E ora non credo che le responsabilità del, del, eh, del secondo tempo della terrana siano di Andrea Azzoli Io ricordo che domenica scorsa c'era la corsa a osannare il gioco di Andrea Azzoli contro il Parma. Quindi voglio dire ci vorrebbe anche un pizzico di equilibrio in più, al di là poi di quello che ha fatto Lucarelli e di quello che sta facendo Andrea Azzoli dei problemi che sta incontrando ehm, Andrea Zoli, dei problemi che ha incontrato eh, che ha incontrato Lucarelli. Giocheremo per la salvezza, diceva Luca Baldi e sappiamo tutti che dobbiamo ringraziare. Da dicembre solo oh, follia. Cristiana Sauli, esonerato allenatore terzo in classifica per cercare la serie a diretta, non arriveremo neanche ai playoff. Manuela Sebastiani, purtroppo una partita veramente brutta, tre gol assurdi. Comunque andiamo avanti e sempre Forza Fere. Marco Rocchetti, dopo il primo gol letteralmente scomparsi, imbarazzanti Stefano Pai. Pao si sbrigasse a vende che l'unica cosa che ha azzeccato è stato prendere Lucarelli, tutte le altre non ne ha presa a mezza e fa pure l'arrogante. Rivolto naturalmente a Bandecchi, Gianni Brecolini si stanno vedendo i frutti di tutto il casino tra Bandecchi, la cessione societaria, la Nord che insulta e non incoraggia la squadra il giorno prima, chi più ne vuole più ne metta. Oggi si è scritto una delle più brutte pagine della storia dei derby Ora credo che, che la Nord non sia andata a incoraggiare la squadra, insomma, c'entri poco o niente, eh? sono professionisti, quindi eh, Mauro Mecchiori, che lo facciamo a fare il mercato di gennaio, siamo troppo forti e Bandecchia ha boccato come un pesce. Eh, io vorrei ricordare che a gennaio è scoppiato quello che è scoppiato, non è un, una giustificazione o, o un alibi, eh. Mm, ora se la motivazione è perché si riteneva che la squadra forse io rimango dell'avviso che Andrea Zoli quando ha accettato abbia chiesto delle garanzie eh, di mh, ampliare no ampliare no ridurre la, la rosa ma a portare alla rosa eh, qualche giocatore di sua di suo gradimento adatto un po' a quello che è il suo, il suo gioco purtroppo è scoppiato non lo dimentichiamo il caso unico sano è scoppiato e quindi la società non ha potuto Diciamo, organizzarsi muoversi. per poter muoversi, Falletti sconcertante, eh, Maurizio Urici. Non troviamo scusa. il Perugia, è nettamente superiore. Ma io non mi sembra che noi abbiamo no. trovato scusa. Abbiamo detto che dal punto di vista agonistico, dal punto di vista della grinta, dal punto di vista della rabbia, dal punto di vista della voglia, eh, sono stati superiori, ma non di poco, di molto alla, alla Ternana quindi. Moreno Peciaroli dice Stefano Di Santi: Se lascia perdere la politica, Dicevamo, dicevi che andavamo in Serie A. Paolo Arsenico dice: Annullato a Partipilo un gol irregolare. A mio modo di vedere, il gol di Partipilo era, era valido. Marco Rocchetti. Eh, impalpabile tutto il secondo tempo che delusioni, Luca Menestò delusione immensa, tre gol vittoria meritata ma considero perso la partita per 1-0, primo fortunisissimo il terzo, la conseguenza di esperazione nel poter costruire Vabbè, Luca ma eh, effettivamente non è esistita in campo la delusione nel secondo tempo eh, è vero, ha preso il gol come, come l'ha preso, il secondo come l'ha preso il terzo, vabbè ormai era andata, ma insomma una squadra che si rispetti eh, ma hai visto un Falletti che o un partipilo o un di tacchio? Anche di tacchio, di tacchio oggi è stata anche lui una grossa delusione. Hai visto uno dei rossoverdi che eh, sono stati liberi di calciare in porta al limite dell'area di rigore? No, noi gli abbiamo dato a Santoro eh, 20 metri di vantaggio. Devi andare via, presidente, rovinato, dice Cristiano Lollo. Un giocattolo è un ambiente più volte è costruito eh, e che sei riuscito a destabilizzare. Vergognati, secondo Cristiano Lollo. Uh, poi, Leonardo Ponti, boh, non so, abbiamo tutti visto che il problema è venuto dai nostri giocatori che non hanno avuto la bava alla bocca come loro. Eh, io sono d'accordo su questo. La squadra adesso fino alle tre quarti non gioca male ma non tira. Sì, vabbè, ma non ha giocato nemmeno bene fino alle tre quarti, nemmeno oggi secondo me. Eh, per te ha giocato bene fino alla tre quarti? Ma quanti errori ha fatto? Bah, no, no, non, ho visto, di... non ho visto i fraseggi fracce, in costruzione che eravamo abituati a vedere, ho visto eh, diversi errori a centrocampo, diverse palle passate con leggerezza, intercetti fatti ai nostri giocatori. Adesso me ne viene in mente un passaggio di cassata sbagliato all'indietro, ma ce n'è stato più di uno. Quindi, anche in fase di costruzione, non è che siamo stati brillanti oggi, anzi, tutt'altro. Allora, poi c'è eh, adesso il problema Andrea a da quando è arrivato i cambi li fa sempre tardi, adesso il problema è davanti l'anno scorso era la difesa, comunque anche su Capuano si sente assenza Celli cioè, andava tenuto e Colibali al di sotto delle aspettative, deve partire titolare Capanni e i cambi vanno fatti prima, non mi sembra comunque che anche Capanni sia entrato in partita in modo straordinario eh? risultato eccessivo per andamento della partita eh, eccessivo ma mica tanto, il 2-0 ci sta tutto eh eh, il, tre, il terzo, poi ormai la partita era finita. Non sono i giocatori sconcertanti. sconcertante c'è un solo personaggio ha distrutto scientemente una squadra molto buona. Adesso vorrei sentire quello che mi dicevano: che ero matto quando dicevo che Andrea Zolin non era l'allenatore giusto. Luca Laurenzi, senza grinta, senza cattiveria agonistica, senza difesa, senza attacco. Facciamo prima possibile punti salvezza, altrimenti si rischia. E di questo abbiamo, dobbiamo solo ringraziare il presidente. Francesca Rossi eh, suoneranno allenatore terzo in classifica. Grazie al padrone delle sue intuizioni, con Lucarelli. Il derby non si perdevano. Roberto Crocioni, vittoria meritata. Siamo d'accordo. Secondo Antonio Rossi, 17 anni non si allena più. Eh, Tiziano Valeriani e Fate Schifo. Oggi gli undici e i conigli erano i nostri. Eh, dunque e poi. Eh, Santo Savoldelli che umiliazione. Non si può giocare un derby così, ma neanche una qualsiasi altra partita. Un po' di amor proprio sarebbe stato necessario. Invece, siamo fatti annullare da una squadra di qualità medio-bassa. Comunque questa è la degna conclusione di una serie di errori madornali nella gestione di, quella, di questa uh, stagione. Antonio Rossi, se non eh, si esonera Andrea Zoli, si è praticamente complici Gilberto Agostini scandalosi, penosi, giocate pietose non accettabile perdere contro una squadra veramente scarsa, prestazione incredibile perché in una partita così importante secondo Felice Di Chiara eh, la confusione in società viene di riflesso proiettata nella squadra Ternana in sventita a prezzi stracciati secondo Roberta Moscatelli Marcello Costantini Roma solo a 8 minuti alla fine loro hanno giocato da derby, noi no Falletti purtroppo ex giocatore Partipilo Palumbo oggi irritanti Andrea Zoli media punti beh no questa punti. però no direi Falletti ex giocatore no Falletti è un giocatore che deve riprendersi ma che io sono sicuro che piano piano tornerà in forma adesso non lo è, indubbiamente adesso non lo è però mh, da qui a dire ex giocatore ce ne basta secondo me sì, sono d'accordo. Alessandro Quintilli, che saluto. Abbiamo finito un derby con Mazzarani. Defendi Paghera e, Pagan, e Capanni. Neanche in Serie C ci avresti giocato. E i rinforzi li prendono le altre. Effettivamente, questi erano i giocatori che erano in campo nel finale di partita. Ah, dimenticavo doppietta di un giocatore da media Serie C, Luparelli. Intanto ha fatto due gol, però. Quindi, Santo Trequatrini, Secondo tempo scandaloso. Perugia, atleticamente più in palla, troppi infortuni. Carlo Buti, Bandechi non entra in campo. Prendiamocela con i giocatori, Partipilo in particolare. Per il resto, abbiamo perso contro una squadra di Serie C, che gioca per i playout. Morena Costanzi. Abbiamo un record di quattro gol annullati in due partite. Non mi va di dire altro sì però non possiamo dire solo questo hai perfettamente ragione eh, nel senso che eh, ripeto per me il, il gol di Partipilo era, era regolare nei, quello, nel primo tempo è vero la partita se va in vantaggio può cambiare ma se nel mondo del calcio vuole dire esistono o non esistono quindi Mauro Fava dice eh, non scende in campo il presidente Enrico eh, Angelella dice dominio bianco rosso nel secondo tempo sono perfettamente d'accordo eh, Fabrizio Cavallucci dice: Comprate le rotelle a parte il pilo che non si regge in piedi. Quest'anno è facile retrocedere, dice Antonio Rossi. Eh, dunque, eh, Stefano De Santis e le sono i Lucarelli. È un calcio mercato di riparazione dove ci siamo indeboliti, altro che politica. Eh, ma Stefano continua a ignorare quello che dicevamo prima. Eh, problema unicosano esiste poi che poi si è sceso in politica a bandecchi e che eh, tutto il resto è conseguente e questi sono son altri problemi eh, però eh, il calcio mercato non, non si è potuto fare eh, perché non credo che Andraziole avrebbe accettato praticamente eh, il fatto eh, avrebbe accettato l'incarico senza apportare delle variazioni in organico Dunque, eh, Lorenzo Bruni dice Andrea Zollo, invito ad andare, ha osato parlare di settimana normale. Tutti la prendono con Bandecchi, dicevo Latino, ma che colpa non gioca mica lui. Quadrini Alessandro, schifo, Bandecchi venti il prima possibile e porta via questo DS scandaloso. Tiziano Valeriani e basta con questi gol annullati, non devono essere un, un alibi. Poi farlo pure sindaco Enrico Angelella. Oggi erano da annullare entrambi. Vabbè, se lo dici tu, ci, ci, ci vediamo. Il secondo, sicuramente sì. Il primo, secondo me, no. Tanta rabbia, indegni, via tutti. E poi sentiamo, ce ne sono tantissimi. E fra poco io devo purtroppo chiudere. Devo chiudere perché mi aspetta il eh, TG uh, a MTV, Tennis Television. A malincuore dice Riccardo Felicetti, anche se ha un super curriculum, l'età però Andrea Zola non è riuscito a mettere una squadra decente in campo, senza grinta, senza organizzazione, senza motivazioni, una cosa vergognosa. Cambi errati, come al solito tardivi, non ha saputo leggere tatticamente la partita. Se davvero è un grande allenatore dovrebbe avere il coraggio di dimettersi e possibilmente far tornare Lucarelli. No, io volevo dire una cosa a proposito di Lucarelli, siamo sicuri che adesso Lucarelli sarebbe stato mentalmente nelle condizioni di poter allenare serenamente una squadra? Io penso che ehm, adesso il mister Lucarelli si trovi in, in grande difficoltà psicologica, anche quindi andare a allenare seriamente una squadra e stare con la mente. Su una, nel rettangolo di gioco negli allenamenti e pensare a un campionato di Serie B in questo momento per lui è difficile. Quindi, io, secondo me, non ritengo giusto in questo momento né per Lucarelli né per l'Ernara eh, agire, magari richiedere il ritorno di Lucarelli. Lucarelli, secondo me, deve avere il suo giusto momento di pausa perché sta affrontando dei problemi non di poco conto. Io non so che pensi, Vano, perché questa è una situazione delicatissima. Quindi, a livello mentale c'è un po' di difficoltà sicuramente. Vabbè, eh no, la penso come te, nel senso che poi ognuno dice proprio la sua, però mi sembra che siamo abbastanza umorali. No? Ripeto, i commenti di domenica di sabato scorso stridono, eh, sono opposti rispetto a quello che magari eh, sono i commenti di oggi. Sabato si esaltava il gioco della Ternana e oggi si... E si butta giù, giustamente dico eh, quella che è stata sì. la prestazione della squadra. Ora eh, colpa di Andrea Zoli può essere, ma col, sarà anche colpa un po' di, di chi è sceso nel campo, e quindi non credo che tutte le responsabilità siano di, di Andrea Zoli. Poi ognuno ri, rispetto le, le idee di tutti, però, allora, o diciamo sempre la stessa cosa, oppure eh, non, non possiamo dire quello che ci fa comodo ogni volta, critici sì, però. Via questo, via quello, via quello bravo, sotto eh, siamo troppo, secondo me. Eh, umorali. Dunque, eh, umiliati, vergogna. Enrico Angelella dice Perugia atleticamente è nettamente superiore. Sono d'accordo con eh, poi c'è con Enrico. Noi ci siamo andati vicino. Loro li hanno fatti lanci lunghi, inutili se davanti hai partipilo e falletti. Poi, fra le altre cose, noi diciamo spesso e volentieri abbiamo costruito dal basso, no? Ma spesso e volentieri gli hanno gli è andato al, al rilancio lungo. E quando la prendi la palla davanti e con eh, palla. Eh, con Partipilo e Falletti che c'hanno Angella, Sgarbi e, e Lisi, non la prendi mai. Ci voleva più, Cazzimma, sono d'accordo. Deborah Ciuffi che saluto, tre gol da Polli, un secondo tempo bruttissimo, senza, moderne, senza mordente e senza cattiveria. Andrea Soli, secondo Andrea Petrillo, deve eh, dimettersi, questo non si può perdonare. Bandecchi, secondo Francesco Carlini, sta distruggendo la squadra pezzetto per pezzetto. Eh, poi intanto c'è un Fausto Forgia che mi scrive e siccome è un Fausto io sono eh, buon eh, grande stimatore di Fausto, Luperini sul primo gol spinge Sorensen. Martella vorrei sapere che aveva da ridire con l'arbitro. Appena preso il gol, niente cattiveria: in queste partite si è spacciato, quindi eh, anche per Fausto la cattiveria non c'è stata. Ma insomma, richiamiamo Lucarelli se ci vogliamo salvare. Eh, Andrea Zoli non è per noi, Enrico Angelella dice arbitro. Punto interrogativo. Avrei tante cose da dire, Max Agost, ma è meglio che non esterno quello che ho dentro, altrimenti questa volta rischierei seriamente una querela. Preferisco solo dire in modo signorile che se fosse Andrea Zoli mi dimetterei. Marco Iapadri, primo tempo discreto ma con poca determinazione. In fase di possesso davamo sempre l'impressione di poter far male agli avversari, ma è sempre mancata la giusta determinazione per chiudere le azioni. E in fase di, possesso, di non possesso non davamo mai l'impressione di poter prendere gol, almeno fino al quarantesimo. Secondo tempo, indecoroso, squadra svuotata di ogni contenuto, agonistico, atletico e tecnico. Grazie Marco per questa tua delucidazione, per il tuo commento. Giuliano Sberna, per carità, squadra rabberciata, ma anche senza motivazione, tutti senza mordente. Mi dispiace molto, ma abbiamo meritato tre pattini, tre pappini mister Pat Metano che saluto buonasera capisco lo scoramento ma noi segniamo e ce lo annullano ad ogni partita Pairetto doveva espellere Lisi e non lo ha fatto il primo gol era fallo su Sorensen quindi come ha detto anche eh, Fausto Forgia anche eh, Pat Metano eh, anche per Pat Metano il fallo su Sorensen c'era però nessuno protesta nessuno ha protestato il gol nostro comunque era regolare dice Ilir Luco, Ricky Mattei è riuscito a distruggere il giocattolo insieme a quel eh, incompetente di uno pseudo DS adesso è fuori tutti, via da Terni immediatamente altro che il sindaco Andrea Zoli a casa oggi, secondo Antonio Rossi tutti infortunati e poi due gol annullati regolari no, il secondo gol non era regolare dai Massimo, c'è stata la spinta di Partivilo netta come una, una casa la colpa è di Leone e anche del presidente che non ha fatto mercato Palumbo, Falletti e Partipilo erano gli stessi che hanno fatto quell'ottima prestazione col Parma. Per me è da imputare alla squadra più che ad Andrea Azzoli. Il certo. primo voglio dire si passa da una prestazione incredibile come quella contro il Parma ad una con, eh, impalpabile come il secondo tempo del, del derby. Il primo derby. Il primo tempo dove si è giocato, diciamo che eh, come hanno scritto diversi dove si è giocato, potevi anche... Far qualcosa di più, ti ha annullato un gol, eh, però è vero che nella parte finale hai subito due pericoli con Di Carmine. però insomma, tutto sommato, lo 0 a 0 era e quindi, testimoniava un equilibrio tra le due formazioni, ne ha ripreso, però veramente incredibile. Fabio Moscatelli, ma, eh, ma che recriminiamo sui gol? annullato? Recriminiamo che non ha giocato nessuno, eccetto Giannarilli. Falletti o cambia registro o che vada a giocare in Serie D. Parti pilo item, abbiamo venduto metà squadra e si sono scocciati altrettanti. Allenatori in confusione, loro hanno meritato di vincere. Nessuno ha recuperato una palla. Arrivavamo sempre prima loro. Arrivavano sempre prima loro. O Bandek dice quello che vuole fare realmente, o che la smetta di prendere per, eh, per il C una città, ha distrutto un giocattolo perfetto. Mauro Pe Pe Pettini dice: se Andrea Sole: è persona seria. stasera dovrebbero assegnare le dimissioni insieme al DS. E... Dunque, Mauro Melchiorri, se vogliamo salvarci, deve richiamare subito Lucarelli. Altrimenti andiamo già a piombo. Giampaolo Taverni quando il primo e il secondo tempo Andrea Sole abbracciato e scherzato con Castori. Ho capito la pochezza e superficialità di questo allenatore. Oggi, eh. mh, Marco Costa dice oggi: Mister Magò uh, farà ancora i complimenti alla squadra come contro l'ultima in classifica Adriano Galli. Non abbiamo i ricambi per rifare e rifiatare quelli che giocano sempre. Chiedetelo al presidente che ha voluto svoltire la rossa anziché acquistare nessuno, la rossa l'ha voluta svoltire l'allenatore. per eh, eh, Diciamo, siamo onesti, in questo, non si può pensare di vincere le partite camminando. L'enfasi che trasmette Andrea Zoli è impressionante. Simone Prete Rossi. Comunque arbitro scandaloso, secondo me i nostri gol erano regolari e se tiene quel metro di giudizio anche il loro primo gol era da annullare per farlo su Sorensen. Secondo tempo ci siamo innervositi e la mancanza di ricambi. ha fatto il resto. Capanni doveva essere titolare. Saluti, Ivano. Saluto anche da parte mia. Eh, Simone Lorenzoni e po' eh, Prima donna, Prego quella mischia dimmi pure, non, non ti sento Maurizio eh, Maurizio è uscito allora, altri cinque minuti e poi devo, devo chiudere purtroppo, me ne dispiaccio eh, Palumbo prima donna, Partipilo seconda, Falletti terza, squadra molle contro un Perugia veramente scarso, vedere di Carmine tigna pura fino al novantesimo ormai secondo Riccardo Vociani siamo in totale crisi tra giocatori e società Giocattolo secondo, felice di chiara si è quasi rotto. Purtroppo, eh, dunque, eh, Mattia Proietti dice: 'Ma che sfortuna, ma che partita guardi'. Non so con chi ce l'abbia perché non mi sembra che qualcuno abbia parlato di sfortuna. andrà davanti, loro? beh questo l'avevamo letto, eh, dunque, poi. Claudio Inchi, punto uno per far firmare una lettera, cosa pazzesca. Punto due per fare una corsa per non vincere ma puntare decisamente ai playoff: occorrono tanti ma tanti soldi. Terzo punto: un DS differente. Mi limito a dire, vero patron, Il mercato si fa in estate, ma occorre farlo seriamente. Poi a gennaio, semmai uno o due acquisti. Eh, vabbè se un signore eh, Claudio Ciascalino dice mister stasera la segna di missioni Luciano Show allenatori. e giocatori non hanno capito cosa significa il derby per noi eternali indecenti e ecco io la metterei su questo su questo su questo piano diciamo eh, che sul piano mentale non, non sono stati alla stessa della situazione i giocatori non l'hanno affrontato come deve essere affrontato un, un derby quindi Mirko Proietti dice che la quinta la deve trasmettere a chi è in panchina. Poi, questi cambi che ha fatto oggi la ciliegina sulla torta, oltre a 4-5 giocatori innepresentabili. però mh, teniamo conto anche di chi aveva in panchina. Eh? Dalla Deca 500, buonasera, sono dispiaciuto, ma non più di tanto. Dirò una bestemma Ma io ho visto una squadra in crescita come amalgama e come aggressività. Eh, secondo me, secondo me la dici no grossa. Però rispetto a quello che dici tu ci mancherebbe, l'unica cosa che non capisco è come fanno certo, i ragazzi come Capani, la cui facilità a saltare l'uomo è sconcertante. Ma sinceramente non ho visto oggi che abbia saltato l'uomo così facilmente. Anzi, domenica scorsa sì, era entrato molto bene. Manca l'organizzazione. Ma forse, forse una volta eh, ha saltato l'uomo, una volta è eh, partito dalla sinistra, è andato sulla destra e ha saltato l'uomo, però per il resto poi anche lui è stato impalpabile allora eh, io vi ringrazio per tutti i messaggi che state mandando eh, veramente siete stati tantissimi eh, dunque eh, ah, Stefano De Santis vabbè. caro Mari si ricordi una volta mi davi del tuo adesso siamo passati a lei eh, vabbè Caro Mari, caro e gentile signor Stefano De Santis, si rivolge, mi, di, mi, mi si rivolge in questa maniera. Caro Mari, si ricorda è che l'unico fa politica e Bandecchi si è candidato a sindaco. Mi sembra che anche lei, comunque, sia stato un sia stato o lo è ancora un uomo politico. Non lo so. però io, sinceramente, non, non ho tessere, non, eh, non ambisco a ricoprire ruoli politici, quindi lascio ad altri l'incarico. Per me, eh, è indifferente questo, questo discorso che fa che fa il signor Stefano De Santis quindi eh, le rispondo così insomma io non ho ambizioni politiche ho rifiutato tra le altre cose anche eh, offerte adesso qui lo dico anche offerte del suo partito pensi un po' eh, qualche anno fa eh, quindi non ho problemi proprio perché non mi interessa la politica mi interessano le cose un po' più un po' più più serie allora mm, eh, sì non so più a chi, chi le, che, leggere perché veramente devo, la, devo lasciare quindi Il TG incombe. <ride> Maurizio sì eh, sono altri impegni quindi mi dispiace per tutti quelli che hanno scritto ma non perché eh, voglio dire si è, si è perso eh, diciamo moglie Giacenza e Nicola Frizzoni, cerchiamo di avere un briciolo di equilibrio. Abbiamo mezza squadra infortunata. Nel primo tempo abbiamo comunque primeggiato. Pensiamo a conservare la categoria al passaggio societario. L'anno prossimo faremo mercato e vedremo. Va bene, chiudiamo con questo pizzico di. Io ti ringrazio, Andrea. Andrea Petrillo, ti ringrazio. Sarai un sindaco meraviglioso, ne sono convinto, ma non sono. No, non scherzavo, naturalmente. Non, non ho di queste, di queste aspettative assolutamente eh, Giorgio Barzellotti dice ciao Ivano la vita continua, sono perfettamente d'accordo mi dispiace veramente che la abbia fatto questa figuraccia, mi dispiace per tutti coloro che erano allenato Curi perché almeno giocatelo il derby almeno giocatelo, per, lo perdi però giocatelo con con l'anima, con grinta, con aggressività non deve essere remissivo la squadra a un certo punto Sembrava veramente in, in panico, no? sembrava scollata, sembrava proprio non, non averci più la, 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 la forza mentale di, 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 di reagire o quantomeno di impostare qualcosa di positivo. Mm, questo è stato il brutto di questa, di questa partita. Mi dispiace, ripeto, per tutti coloro che erano al Renato Guri e per tutti coloro magari che hanno sofferto eh, davanti alla, alla televisione, perché il derby è il derby vero che la Ternana ha vinto all'andata però al ritorno il Perugia si è preso il pane perché oggi insomma soprattutto nel secondo tempo ha ridicolizzato la Ternana per colpa della Ternana perché poi non è questa grande no questa grande eh, corazzata no assolutamente andata, quindi voglio dire no, no. E del resto occupa la posizione in classifica che eh, che occupa però devo dire che ci ha messo grinta, rabbia, determinazione e voglia di vincere cosa che la Ternana non ha avuto soprattutto nel nel primo tempo nel secondo tempo io vi ringrazio per la cortese attenzione ringrazio maurizio mi scuso con tutti coloro a cui non ho potuto leggere il messaggio ma si è fatto veramente tardi maurizio buona serata eh, andiamo a vedere questa bozza questa bozza ce la ricordiamo sicuramente per, una, per parecchi giorni per cui esatto grazie Un saluto buona saluto serata a tutti, a tutti. Benvenuti da Spazio Verde, questa è la ventiseiesima edizione di Orchidee e Bonsai in Mostra. Uh, Quest'anno l'esposizione conta l'incirca mille specie tra gli uh, ibridi più comuni e le botaniche un pochino più particolari, quindi dai ibridi più facili da coltivare in casa a quelli che hanno bisogno di qualche accorgimento in più. Noi siamo qui tutti i giorni dalle 9 alle 13, dalle 15.30 alle 19.30 per guidarvi e darvi consigli perché c'è un'orchidea per ognuno di voi. Gentili clienti, non perdetevi orchidee e bonsai in mostra. Vi aspettiamo tra i meravigliosi colori e profumi del nostro garden. Spazio Verde, Terni, strada Marata Bassa, numero 91. Nuova classe A. Evoluzione quotidiana. Oggi anche con nuovi motori ibridi. Il gruppo CIDAT è il più importante centro diagnostico polispecialistico convenzionato della ASL Umbria 2. Garantisce qualità particolarmente elevate nelle prestazioni di diagnostica per immagini, neurologia e neuroradiologia, fisioterapia e riabilitazione, odontoiatria, medicina del lavoro, medicina dello sport, endoscopia digestiva, cardiologia. CIDAT, da 25 anni, l'alta specializzazione in sanità a Terni.